Gli Stati Uniti vietano l'importazione di latte e verdure provenienti dalle 4 prefetture vicine alla centrale nucleare di Fukushima in Giappone. I timori per la contaminazione degli alimenti, latte e spinaci in particolare, aumentano. 11 vegetali sono messi al bando nelle 2 prefetture più colpite dalle radiazioni. Intanto procedono le operazioni per mettere in sicurezza i reattori dell'impianto danneggiato dal terremoto e dal maremoto dell'11 marzo. Al momento il personale che continua a lavorare per ripristinare i sistemi di raffreddamento dei 6 reattori della centrale ha dovuto sospendere le operazioni a causa dell'eccessivo innalzamento del livello di radiazioni rilasciate dal reattore numero 2. Un braccio meccanico robotico estensibile fino a 50 metri è utilizzato per immettere acqua nei reattori ed evitare la fusione del nocciolo. Nelle prossime 48 ore la nube radioattiva di Fukushima giungerà in Europa. Intanto nel nord del Giappone è stata registrata una scossa di assestamento del 6° grado.